Lo stesso, ecco, qui si parla anche della nanna, naturalmente poi non parli solo dell'accessorio, ma parli un po' di tutta la fisiologia del sonno, dei risvegli notturni, vengono fatte un po' di proposte, spesso si pensa sia necessaria, non so, prima la culla, poi il lettino, quello tradizionale qui nei paesi occidentali, quello con le sbarre, molte famiglie non hanno acquistato nulla di tutto ciò, soluzioni alternative ne hanno trovate magari con la fantasia, dicevamo prima la cestina, il letto singolo, rimpicciolito in modo da creare il nido per il piccolino, attaccato al lettone, dentro il lettone, poi ogni famiglia trova la sua strada. Ecco, ogni capitolo, forse la parte più bella del libro è proprio quella, ogni capitolo è corredata dalle testimonianze delle mamme e dei papà che hanno cresciuto i loro bambini, ecco, con questo stile meno commerciale e più consapevole. E forse ecco, quella è proprio una parte interessante perché è il vissuto delle mamme, quindi la soluzione che hanno trovato proprio nella loro quotidianità, soluzioni testate da genitori e che sono ben riuscite con i loro bambini. La mia esperienza di mamma entra molto in questo libro, più che altro forse proprio a causa della prima esperienza, perché quando aspettavo il mio primo bimbo io non avevo proprio. Non sapevo proprio cosa fosse un neonato, ero immensamente felice ma anche emozionata, spaventata e quindi ricordo di essere andata in un centro specializzato in prodotti per l'infanzia e ho chiesto alla commessa cosa serviva per un bambino che doveva nascere, sì, è una follia, però l'ho fatta e sono uscita con il baule tutto carico di oggetti. La commessa, penso che la commessa apprezza molto i clienti come ero io allora. Quelli che ho fatto erano in buona parte acquisti inutili e vabbè, quindi diciamo che ho sprecato del denaro, ma questo non è la cosa principale, non è la cosa più grave. La cosa che a me ha colpito è che alcuni di quegli acquisti mi hanno poi messo in difficoltà nella gestione del mio bambino quando è nato, perché mi hanno un po' allontanato dall'obiettivo. Ad esempio, avevo acquistato il biberon, sapevo di voler allattare al seno, però vedevo che tutti i biberoni, il ciuccio, l'avevano. E quando poi mi sono trovata in difficoltà, non so, cioè ci sono stati proprio degli accessori che mi hanno sviato, oppure la tradizionale sdraietta, la pubblicità diceva, il bambino nella sdraietta, felicissimo, ride, ti guarda. Il mio bambino appena l'appoggiavo nella sdraietta cominciava ad urlare come un'aquila e aveva ragione lui, però io non l'ho capito subito, cioè dicevo, il mio bambino è rotto, com'è che non funziona? Cioè lo metti lì e non è contento, non è bellissima questa sdraietta, la sua culla. No, lui voleva la mamma, voleva starmi addosso. Ci ho messo un po' di più per arrivare ad abbandonarmi e ad accogliere quelli che erano i suoi segnali, perché ripeto, aveva ragione lui, però tutto il contesto che mi circondava invece era fatto di questi neonati che mangiavano e dormivano, tu li appoggiavi, stavano lì nel loro contenitore ed erano felici. Poi i bambini veri spesso non sono quelli della pubblicità, il mio non lo era, e quindi tutte quelle spese avrei potuto risparmiarmele e ci saremmo intesi prima. Ecco, il messaggio anche di questo libro è più che concentrarsi su quello che servirà a comprare, magari appunto concentrarsi su come prepararsi, quindi magari frequentare determinati ambienti in cui ci sono già delle mamme, leggere il manuale sull'allattamento, scoprire qualcosa su quelli che sono i bisogni veri dei bambini, cioè tutto questo poi ti può tornare utile. Un bel libro che ti parla, non so, del sonno, spiegando che i risvegli fisiologici cioè che i risvegli notturni del bambino sono fisiologici, così quando ti trovi a fare la notte in bianco sai che è tutto normale, cioè la notte in bianco lo stesso, però sei più sereno, sei più preparato, insomma.